Per quanto riguarda il bando del Villaggio Le Rocce, sito a Taormina, ecco, per il secondo anno consecutivo è stato presentato questo bando. Ecco, ci può dare delle delucidazioni in merito? Perché leggendo, ecco, sui mezzi stampa c'è un po' di Bisogna confusione. chiarire, innanzitutto non è che per il secondo anno consecutivo venga presentato lo stesso bando, questo succede quando il bando va deserto. Semplicemente questa è la fase finale, conclusiva di un processo molto complesso che è il project financing. Una ditta presenta volontariamente un progetto, viene vagliato, viene sottoposto a gara per vedere se vi sono altre ditte che alle stesse condizioni offrono, come dire, dei risultati migliori, per esempio un tempo più breve di realizzazione delle opere, un risparmio maggiore per il pubblico erario. Nel caso delle Rocce, il contratto prevede la realizzazione di un albergo esattamente uguale a quello che c'era, senza il minimo aumento di cubatura e preservando la flora locale per come è in questo momento. Questi sono obblighi, così come è un obbligo la rinaturalizzazione del territorio nei limiti in cui sia prevista dal bando. Poi vi è un punteggio aggiuntivo per chi oltre la conservazione fa delle attività in più che migliorino la flora e la situazione ambientale del promontorio.